Ciao ragazzi, io sono Red e oggi finalmente siamo qui con lo speciale per i 2000 iscritti. Abbiamo anche un ospite speciale che è in dirittura d'arrivo, dovrete attendere ancora un pochino. Intanto noi cominciamo, rispondo alle vostre domande, banda alle ciance, ciance alle bande, si parte! Prima di cominciare... Ciao ragazzi, sono Red, vi rubo giusto 2 secondi per dirvi questo. Il video durava 40 minuti, come sempre, perché ho voluto rispondere ad ognuno dei vostri commenti. Vi chiedo quindi di arrivare a 300 mi piace se il prossimo video lo volete vedere non mercoledì, ma bensì lunedì, in modo tale che appunto possiate vedere il tutto un pochino prima. Vi chiedo quindi questo ulteriore sforzo, arriviamo a 300 mi piace e sfondiamo la barriera del suono. Grazie ancora e godetevi il video. Per rispondere alle domande che io ovviamente andrò a leggere dal mio pratico telefono mentre voi vedete in sovraimpressione, direi che è arrivato il momento di ritornare alla normalità e quindi... Non male, mi sento molto meglio, molto più pulito, pronto a partire. Ovviamente io ragazzi parto dal fondo e da lì poi dopo vado a rispondere a tutte le domande. Ignazio Artizzu, secondo. Ok, SCiclone88, come ti sei fatto la prima attrezzatura soft air? Colà. E abbonamenti al campo, come te li sei pagati? Sei un grande, grazie uomo. E allora, la mia prima attrezzatura soft air è stata un AK, perché io ho comprato solo il fucile e poi sono andato a giocare. È stato appunto questo AK-pino di quelli con il calcio a stampella che può essere abbattuto, quindi chiuso e messo... Avete capito, no? E da 50 euro mi pare, o da 80 euro, adesso non ricordo, della Cima, ultra neanche della Cima, forse di una marca ancora più merdosa. Ci ho sparato 2 volte con un mio amico in giardino e poi si è rotto. Why are we still here? Just to suffer. E questa è stata la breve storia triste del mio primo fucile e quindi attrezzatura da soft air. Mattia Pasquali, fuck, con quali fucili ti trovi meglio? Hai delle preferenze? Sei un grande, continua così. Con quali fucili mi trovo meglio? Come sapete io ho un sacco di fucili e ho provato un pochino di tutto, dal G36 alla piattaforma K, alla piattaforma M4, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo so con quale fucile mi trovo meglio. Ovviamente l'M4 è quello più versatile, più comodo. La piattaforma M4R è come vi pare, sostanzialmente quel tipo di fucile lì. La K è un pochino più macchinoso, però ha comunque i suoi vantaggi, ha la sua, ha il suo stile, mettiamola così. Direi che la risposta è M4 o simile M4, tipo un fucile che a breve verrà recensito sul canale. Edoardo Gentili, fuck, che cosa metteresti sul supplate carrier per boschivo? Utility granat pouch? Ok, grande, non vedo l'ora che tutto rinizi. Allora, non rispondo completamente alla domanda perché ho intenzione di fare la recensione del setup boschivo o la prossima settimana o giù di lì. In generale, una tripla porta caricatori sul davanti, 2 tasche porta granate o una tasca porta granata, un utility, possibilmente dietro fuori dalle balle, la tasca porta radio e poi anche un cinturone. Io sono diventato grande fan del cinturone in quest'ultimo periodo perché effettivamente noto che rende molto più semplice trasportare le cose e anche avere tutte le cose al proprio posto, appunto. E questa è la risposta parziale che mi sento di dare adesso. Andrea Scala, che è un cretino, lo dico e non mi pento. Fuck, perché sei sempre così pazzarello? E firma anche, quindi un saluto a Stairs. Perché sono così pazzarello? Beh, non so di cosa tu stia parlando. Portate pazienza, ma per fare questa gag ho dovuto slegarmi i capelli. Luca Beati, ciao Luca. Fa cosa ne pensi dei fucili scarrellanti? Giocare con dei fucili scarrellanti limita veramente la propria giocata? Ci sono dei fucili scarrellanti migliori di altri? Allora, secondo me il punto è che i fucili scarrellanti sono per gli amanti del realismo. Perché sostanzialmente non ti è veramente utile in nessun modo che il tuo fucile scarrelli, anzi, può portare ad avere delle vibrazioni che stare nei mirini, può portare ad avere delle vibrazioni che comunque ti rendono meno preciso il tiro. Detto ciò, però, io sono fan dei fucili scarrellanti e non è perché sono deficiente, cioè sì, sono anche un po' deficiente di mio. Riavvolgendo velocemente tutto quello che ho detto, che era veramente troppo lungo, non è tanto che il fucile scarrellante limita la giocata, è che bisogna saperlo usare ed è un pochino più difficile da saper usare rispetto a un fucile che ovviamente non scarrella, però ha il vantaggio di dare quel tocco di realismo in più che può piacere o non piacere a seconda
di chi lo utilizza, e poi sono effettivamente un pochino più difficili da usare, ma quello lì sta poi all'operatore saperlo compensare. TommyScap06 chiede: quali sono i campi migliori d'Italia? Perché tutto in cap lock? Perché? Beh, la risposta è semplice. Kevin Pasinetti: fuck, hai mai pensato di portare video gameplay? Se sì, arriveranno presto? Gameplay di Softair? Sì. Io ne avevo già fatti alcuni in un canale quasi sconosciuto e stavo pensando sì di cominciare a farli, ma quando avevo deciso di cominciare a riprendere appunto le partite abbiamo smesso di giocare a causa Covid, quindi non ho potuto farli. Se parli gameplay videogiochi, io sono un videogiocatore della domenica, non gioco in competitive, non gioco a niente di particolare. Potrei fare al massimo dei walkthrough, ma niente di più. E visto che mi sta sul cazzo montare 12 ore di walkthrough, penso che non lo farò mai. Harley Softair, fuck. Qual è stata la tua primissima attrezzatura da Softair? Ah, ok, preferisci le pistole a CO2, gas, elettrico o a molla? Cioè, proprio un misto panne incredibile. PS, sei un grande, grazie Harley Softair. Allora, qual è stata la tua primissima attrezzatura da Softair? Qual è stata la mia primissima attrezzatura da Softair? La mia primissima attrezzatura da Softair è stata quella K, appunto, che vi dicevo. E andando poi avanti, avevo comprato un M4, credo, di quelli abbastanza scassi della di Boys, e un tattico verde, quelli soliti da 50 euro che ti compri nuovo, che fa cagare, ti sega il collo e tutto il resto. Niente pistola, solo altri due caricatori e via che si andava a cercare di conquistare il mondo. Se penso a tutta la roba che ho comprato adesso, mi viene male pensare a quello che facevo all'epoca con quella roba lì, che funzionava benissimo, sia chiaro. Per quanto riguarda le pistole, CO2, gas, molla o elettrico, allora le elettriche mi fanno cagare, diciamo, non mi dà quel realismo che voglio quando io vado a giocare a Softair. CO2 o gas, perché a molla non le prendo neanche in considerazione, in quanto vabbè, ci ho giocato un botto quando ero piccolo, perché ne compravo 350.000 dai cinesi, si spaccavano a ritmo di una settimana, io ogni settimana spendo 5 euro per comprare una nuova per spararmi in giardino con i miei amici. Gas o CO2, allora CO2 ha molti vantaggi, ovvero mi piace questa cosa che tu hai la bomboletta nel caricatore ed è lì, non hai problemi più di tanto ovviamente di perdite se la gestisci come devi gestirla. I caricatori a gas sono un pochino più in mezzo a questo discorso, ovvero sono più facilmente soggetti a rottura, avere qualche problemino, però mi piacciono di più quelli a gas come estetica. Funzionalità forse il CO2, perché tira e non hai il problema di metterci il gas invernale, il gas estivo e il resto. C'è anche da dire che una volta che tu in gas compri tutte le bombole a seconda dell'evenienza, lì tu vai. Il CO2 è un pochino più semplice da utilizzare, tutto lì. Luca Miziadi, fuck, quale serie di repliche consiglieresti fuori dalla classifica? No. Fuori dalla classica, sono anche dislessico per chi se lo stesse chiedendo. Serie M4AK, PS, ti lovo, Red. Grazie Milzo, sei sempre all'interno del mio cuoricino. E non saprei proprio cosa rispondere. Voi non avrete capito che fucile è, sono abbastanza sicuro. Concludiamo questa prima tranche di commenti con Giovanni Pesci, che non so se è voluto e che quindi sia una citazione a Gio Pesci, però in ogni caso, complimenti. Pensavo ti avessero rapito gli alieni comunisti, destroy all humans. Sei un fottuto genio. E comunque avevo finito con Giovanni Pesci, che non so se è Gio Pesci, che quindi tipo... era una citazione a Gio Pesci, perché si chiama Giovanni Pesci. Ma che cazzo è Gio Pesci? Gio Pesci quello. Ah, ma io devo far presentarmi, cioè come mi hai introdotto dentro il video? Grande! Ragazzi, è cambiata la luce, è cambiata l'inquadratura. L'ora. E niente, è spawnata l'altra persona. È arrivato un Pokémon leggendario, ovvero è arrivato... Ciao ragazzi, sono War, mi avete visto nel video di COD, dove ho ricevuto una patellata di giochiamo a COD insieme. Beh, è vero, cazzo. Così andiamo avanti, tocca a David Cinatti che scrive: miglior pistola Softair tenendo conto della qualità prezzo. Pond e Wora questa. Allora, io ne ho provato davvero tante, ragazzi, per lavoro, per tanti motivi. Me la fai come Rocco. Io pistole. Di pistole le ho provate. Dai, però Rocco quasi. Personalmente mi trovo davvero bene con la Walther PPQ. È una pistola molto particolare. È l'unica, una delle poche almeno, che con l'op-up già di fabbrica spara divinamente. Tu hai spara, visto? Me l'ha fatta provare, l'avevi appena comprata, l'abbiamo provata sì. In campo e dritto. Spettacolare, spettacolare. Cioè senza far modifiche, senza fare niente, quella lì tira dritto.
e oltre all'ergonomia, che mi ci trovo particolarmente bene nonostante sia un grande fan di Beretta. Ma è piacevole, piacevole. Sì, 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 ti avvolge e tu avvolgi lei, insomma, è un 60. Quindi Walter PPQ 1, CO2, anche tra l'altro quella è CO2 che è il green gas, quindi entrambe le cose. Esatto, è compatibile sia col CO2 che con appunto il green gas, quindi potete metterci entrambi i caricatori. Sì. Woodstock Review, che è un commentatore... Come? Woodstock Review, quel canarino giallo di dei Peanuts. Dei Peanuts. E ciao boss. Ciao bomba. Ma che succede al negozio 6mm? Forse questo non lo dobbiamo leggere. Tu e l'altro ragazzo siete andati via, aprite voi qualcosa. Bella! Mondo spoiler. Rispondi tu. A breve avrete informazioni a riguardo. Che lo sto dicendo da tipo 6 mesi. Sì, ci avrete comunicazioni ufficiali sui social, quindi restate sintonizzati su Facebook e quindi, Instagram. Quindi, link in descrizione, trovate il mio, il suo e tutti gli altri posti dove seguirci e no, allora, io vi spoilerò una parte. Ok, 6mm è effettivamente chiuso la sede fisica, lavora soltanto online. Nonostante ciò, come ho sempre detto a tutte le persone che me l'hanno chiesto, dopo tutti questi anni non abbiamo la minima intenzione di lasciare l'ambiente del software. Quindi, restate sintonizzati, ci saranno grossissime novità, ve lo prometto. Sicuramente positive. Sicuramente positive. Cioè, dei punto dove io voglio iniziare a portare i blog ignoranti, quelli stupidi in culo. Comunque c'è del feedback. Beh, hai visto che sono grandi ragazzi. Ma avete riempito il cuore di gioia. Soprattutto questo che si chiama Quel Mona nel Bosco. Allora, fuck, preferisci avere più repliche di minor qualità e quindi per tante occasioni o poche e di alta qualità per momenti specifici? Marca preferita di ASG? Ah, figa, 8 domande, intanto rispondiamo a queste. Rispondi da tu, erano le diverse secondo me. Sì, assolutamente, sni, io sono un po' in quella fascia in mezzo. Allora, io sono un grande feticista, non dei piedi, come sembra andare per la maggior parte ultimamente, ma per i fucili. Mi piacciono proprio le armi, eccolo lì, vega bel piede. Mi piacciono molto le armi, quindi io, come avete visto nel video, prendo anche dei gusci vuoti, quindi armi che teoricamente non hanno senso ma semplicemente il guscio. Poi sono partito dicendo ma chi se ne frega, io prendo la cappina da 5 euro che tanto se sei bravo fai lo stesso. Sono arrivato ovviamente alla conclusione che non è così, ci vogliono e bisogna spendere dei soldi per modificare, mettere a posto delle armi che costano tanto perché poi sono anche belle. Quindi sono un po' ancora in un momento in mezzo, mi piace averne tante però riconosco la superiorità di un'arma che costa tanto. È un po' come la fa. Per rimanere. No, ragazzi, quanto è il pubblico femminile? A proposito di fica. La Ceci, okay. Ella ogni tanto, okay. E basta. La mia risposta è diversa. Io dopo tanti anni ho iniziato con repliche davvero di merda, come tutti, immagino. A parte chi era molto agiato. Sono dell'idea che nonostante abbia un buon quantitativo di fucili, onestamente, e sia meglio avere repliche costose. Punto. Io compro ormai soltanto repliche di una certa fascia. Soprattutto Umarex e WFC, non tanto i Marui perché comunque sono belli ma mi manca quel qualcosa. Però sono un gran fan di Umarex e di tutte le sue repliche, chi li conosce sa che sono prodotti di fascia altissima. Soprattutto perché la replica in mano di fascia alta ti dà quel feedback, ti dici cazzo questa è un'arma. Sì, quindi alla fine sì, se uno dovesse scegliere dire l'uno o l'altro, sì. Andrei e andremmo su... Aver tanti... Sì, ma ne hai uno che ti dura, cioè l'equivalente di comprare ogni anno il telefono di merda, però esatto, devi cambiare, esatto. Prendi uno buono e sì. Seconda domanda, sempre di Quel Mona nel Bosco, che mi piace ripetere il nome perché è particolare, marca preferita di ASG? Ah, io l'ho detta prima. Umarex, per me è la Umarex attualmente. Replica elettrica, green... Green gas. Esatto, Questa è una bella domanda, chi è questa? Sempre il Mona? Sei sempre il Mona nel Bosco. Grande Mona. Grande Mona. Replica elettrica a green gas / CO2 o PTV. Ciao. Elettrica. Ma non tanto perché per funzionalità del resto. Io sono uno che guarda moltissimo all'estetica e avere la linea gas di aria o quello che è mi dà da fare. Io gas. Io dopo tanti anni penso a questo percorso lo facciano tutti quanti a un certo punto, la maggior parte. Dopo l'elettrico si passa al gas. Il gas ti dà quel feedback e ti richiede quella concentrazione in campo, anche economica. Quella concentrazione. Sto sparando 20 centesimi. Però voglio il feedback totalmente realistico.
sono d'accordo che a un torneo se ti porti la magas sei un mona, il mona nel bosco, sei il mona, sei il mona nel bosco, ok? Roberto Sarto, fuck, quale fucile mi consiglieresti? Fuck! Quale fucile mi consiglieresti per iniziare a giocare a soft tap e session gun? Allora, me l'avrete fatta in 38.000 è un questa domanda. Video. C'è uno che si è messo a dire, beh guarda che guarda, l'arma perfetta per cominciare, non c'è. Non c'è un'arma perfetta, ci sono varie opzioni che potete prendere in considerazione. Farò un video apposta, quindi... Generalmente possiamo dire che l'arma perfetta devi sentirtela tu. Alessandro Curati, fuck. Secondo te qual è la pistola migliore per una persona che gioca da circa 3 anni? Beh, vabbè, gas, come ho detto prima, nel senso che se giochi da 3 anni dovresti avere anche la manualità per aver appreso come si tiene in mano l'arma e tutto il resto. È il PQ della Umarek. Voglio Sbilanciarmi sentiamo e l'FNX 45 piace il rosso, i piedini, c'è chi piace i piedini, chi piace il nasino e io invece lo... Questo lo dovrò bippare, sì. Non è semplice da utilizzare, ma è molto prestante e performa bene, perché anche senza modifiche riesce a tirare su delle distanze medie. Per una pistola va benissimo, è preciso e tutto il resto. No, scusami, ma Alessandro Curati scrive: cosa figa ti è successo ai capelli? No, raga, ti taglia la co. No, ne ha fatti due, però stai attento, no, pippa tutto. Ringrazio il commento, sicura, si scherza, si gioca, si scherza. Monchetta 735, torniamo da lui. Cosa preferisci, urbano o boschivo? PS, sei un grande, continua. Urbano. Come Parabellum. Ma mi piacciono entrambi, non è che schifo il boschivo, però. Urbano, anche perché io tendo a perdere molta roba in giro e in urbano magari la ritrovo. In boschivo, cioè ho regalato ai boschi d'Italia 2 o 3 pistole io negli archi degli anni. C'era un albero di Glock. Fanatic streamer, che devo ringraziare perché i commenti vanno su anche grazie a lui, ha fatto 3 commenti diversi. In ordine, penso si vada da qui in su, concordi con me? Sì. Signori, tun tun tun, suono onomatopeico, è tornato Red Fox Nazionale. No, a parte scherzi, come va? Bene, domande per il fan. Cosa ne pensi della 2009 Combat Master di John Wick? E altra domanda, se c'è tempo, consiglio su pistola per principianti, ospite da parte. Ah, avevo chiesto che ospite, volevo Rico. È leggermente fuori dalla porta, dal budget. Allora, pistola per principianti, Glock della Wick. Cominciamo a rispondere veloci perché mi sono rotto il cazzo. Cosa ne pensi? Funzionale. Sì, dai, la pistola per cominciare. Certo. E cosa ne pensi della 2009 Combat Master di John Wick? Me lo avete già chiesto, secondo me l'ho vista, è carina, però da soft air secondo me è un pochino ancora troppo particolare, non l'ho provata, quindi ti dico, può essere. Non è che non può essere. Auguri per i 2000, comunque sempre lui, ti ringrazio, bisogna andare veloci qui insomma. E poi ti va di fare con me una partita Cold War. Sono Sega, lo dico, non me ne vergogno, sono Sega. Davide Lugli, incredibile. Ciao, grande Riccio, grande Riccio. Tra l'altro dovrei far risponderti a un messaggio di WhatsApp, lo farò. Cosa ne pensi dello Specna HK416 Grande Reggio? Che tra l'altro ha appena comprato. Allora, intanto a me Specna piace molto, come ho già detto, perché è nella posizione giusta come fascia, come qualità, come tutto. L'HK416 ci si fanno le seghe in tanti, sostanzialmente, perché è un fucile che è piacevole, bello, con un'estetica di un certo tipo. Dex 14 trattino basso, punto. Fuck. Qual è secondo te il fucile migliore del mondo di stock, di ogni categoria, ad esempio sniper, pompa, salto, ok, non, io Uela. Sniper Amoeba, veloce così, pompa, sì. No, la Secutor, la Secutor, bravo, gli ultimi della Secutor che se stanno avendo dei problemini, assalto, 416 ragazzi, 416. Però a me non piace estetica, cioè funzionale, tutto quello che è estetica mi raccomando, 416. E Iceblade 08, ciao Red, ciao bello. E volevo chiederti se mi posso fidare dell'Evolution. Io ci sono andato a cena 2 o 3 volte, sono una ragazza a posto. No! E soprattutto che ne pensi di guardarlo? Sei grande e continui così. Aspetta, Evolution ci starà guardando. Salve signori di Evolution. Signori di Evolution, grazie. Si scherza, siete grandi, rispondi alla domanda. Ero serio, cioè una persona affidabile. E cosa ne pensi di Evolution? Io mi trovo veramente bene, ho un paio di fucili. Io ho Evolution, ne ho anche 2 ormai, perché sì, ho la R15 e la M4, come lo vogliamo chiamare, e il... Mi trovo molto bene, si fanno anche un po' di modifiche esterne, arrivano a tirare dei livelli belli, ma belli belli anche. Sì, anche l'estetica dei materiali, sì, tutto quanto è curato molto bene. Dai,
la R che ho è Cerakot, cazzo, fa bravi. Evolution. Evolution, ragazzi, è una ditta italiana. Sosteniamo le ditte italiane in questo periodo di crisi.